Eccomi ragazzi, eccomi, scusate, scusate, ripeto, scusate. Allora. Come va? Solo un secondo che sto. Perfetto. E infatti. Ho sbagliato perché è il 18. Ecco qua, è il 18. Mamma mia, faccio schifo. Eccomi qua. Eccomi qua. Scusatemi. Era in fase di prova prima, e infatti non mi ricordavo. Lo avevo un attimo attivato per mettere il titolo, poi ho rimosso subito. Come va? Buongiorno. Ogni tanto modifico l'angolo chat. Sì, stavolta vedete i PNG muoversi. Vabbè, stavo testando, non li uso quasi mai, quindi ho un sacco di file. Ho detto, vediamo un po' che cosa riesco a proporre. Ok, quello che voi vedete è come si chiama? Gongura, non riesco mai a dire il suo nome. Gungurr, vabbè, e poi abbiamo Milotic, i miei due Pokémon preferiti. Della generazione, terza generazione, quindi vi parlo di Pokémon Rubino. Intanto mi arrivano messaggi. Solo Paolo, con la fortuna che abbiamo, se... un secondo, ragazzi, mi è arrivato un messaggio. Eccomi, scusatemi. Allora, mi mando un messaggio quando ho partito dalla live. Allora, situazione. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, è andato tutto a quel paese, tutto. Dov'è la mia faccia? Ecco. Allora, detto questo, oggi continuiamo Digio World 2. Quindi da un po' che non lo portavo, ho portato Digio World 1. La prossima volta porterò sicuramente. Come si chiama? Disney Dream Valley. Quindi pian piano porterò di nuovo cose. E che dire, dobbiamo partire direttamente a giocare. Sentirete già musichetta partire. Infatti, eccola qui. Se non la sentite, ditemelo. Eccoci qua. Oh, eccoci qua. Allora, stiamo andando ancora avanti con la situazione qui. Dobbiamo affrontare un po' di Digimon. Abbiamo perso Metal Greymon. Potevamo acchiapparci un Metal Greymon e mi sono scordato di invitarlo, insomma, peccato. Vabbè, ci rifaremo. Allora, il nostro obiettivo è sconfiggere i Gigimon, perché ci sono quelli là del caos, quindi tanta roba. Allora, andando con ordine, ho deciso assolutamente di portare dalla settimana prossima, quindi dall'8 marzo, ve lo dico già. Ve lo dico per chi vedrà la live, perché tanto questo video uscirà molto dopo. Fidatevi, uscirà molto dopo di 8 marzo, fidatevi, lo so. E praticamente vi annuncio che sì, comincerà la saga di Digimon, come si chiama? Next Order, però c'ho su PlayStation 4. Però giocherò su PS5, quindi lo vedrete in alta definizione in 4K. Mi dispiace solo per il microfono. Perché? Perché il microfono comunque è decente, ma è molto più basso rispetto a questo. E ho la gola secca. Oggi ho la gola secca, raga. Estremamente la gola secca. Devo cominciare prima la live, però essendo che ho avuto da fare, c'è stato lavoro e cose varie. Ho pensato mille volte a di aspettare che si andassero sia gli ospiti sia come si chiama, signore delle pulizie, così potevo fare questo.
potevo mettermi a giocare e fare una bella live. Ovviamente non so quanto durerà sta live, almeno voglio farla fare un'ora o almeno quasi due, o un'ora e mezza. E ce la dovremmo fare a battere almeno uno dei boss fight. Almeno, ci proviamo. Sì, sono in live, Antonio, sono in live. Intanto abbiamo noi i bei Gigimon da non sottovalutare. Tanta bella roba, effettivamente. E fra poco li livelliamo pure. Quindi, tanta roba. Tanto devono arrivare al 31 per digievolversi a livello evoluto. È livello mega. Forse avremo la fortuna di avere Skull Greymon. Ah, abbiamo questo che scappa. Vabbè, lo ignoriamo allora. Beh, ci è andata in parte bene. Ora vediamo se... Lo devo affrontare per forza, però cacchio ragazzi, voglio un Metal Greymon. Oh, basta un Metal Greymon per avere un Digimon ignorante. Teoricamente. Un Digimon livello mega. Ok, menamoci. Vediamo un po' di rifare come prima. Tanto questi devono salire di livello, ragazzi, quindi... Non fa niente se sprechiamo molti MP. Tanto sale quello al 27, quello arriva al 26. Skull Greymon raggiunge i livelli molto alti, raggiunge sì o no ai tendente ai 38 MP di livello, o arriva al 40, sarebbe il mio primo digio di livello 40, Raga, a 40 non ci sono mai arrivato in questo gioco. Comunque mi dispiace per chi sta seguendo la saga di Digimon World 1, che sono molto indietro di Digimon World 1. Allora, di Digimon World 1, se tu non fai determinate cose... Purtroppo in alcune circostanze parlare con Digimon specialmente o personaggi non vai avanti. Io ho avuto la fortuna di farli casualmente certe missioni, quindi avevo tutto a portata di mano. In questo caso qua no. In questo caso nella nostra run che sto portando in live l'ho scoperto un attimo nella guida per capirci qualcosa, perché mi ricordavo che dovevo fare delle cose ma pensavo di averle fatte, invece no. Bene. Comunque voi considerate che devo salvare quell'angemo del cavo di Joker 1. Soltanto che avevo Wamon. Eppure bello potente, neanche era debole. Però a quanto pare no. Ho detto una sciocca. Anzi te... Scusa, tu ti puoi curare, non ti puoi fare un geyser te. E vabbè, te tanto devi salire di livello, quindi poi. Guardia. È per forza, quello di gioco di livello mega, che poi appunto è una palla. No, hai fallito, non ci credo. Tu fallire, come fare questo? Vabbè, 155. Spade a spirale tradotto in italiano. Guarda, madonna, non hai fatto nulla. Praticamente non ci hai fatto nulla. Visto. Buono, ok, allora andiamo con direttamente ad attaccare con un Nova Blast. E anche te, Nova Blast. Sì. E te guardia perché mi servi. Delta 28 lo dovrò rifare digievolvere, perché non lo voglio una palla, raga. Almeno Metal Cinnamon o niente. O boh. Ok, ho visto una cosa che potevo anche evitare di vedere. Ma ok. Ragazzi, quando si ha amici fan della storia, non immaginate quanti meme mi possono proporre a tema storia, che è qualcosa di agghiacciante. Cioè, è bello, però a volte veramente trovano cose assurde, che poi sono bellissime.
Oh, ma ci stava qui. Oddio. Uno dice, ah, ma quindi non livelli. Ci devi livello, vero? Se trovo il modo per scappare subito, beh, vengo. No, ma il posto che è brutto, raga. Ah, non c'è Digimon qui. Strano. Va bene così. Credo che sono arrivato all'ultimo. Vediamo un po'. Forse siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati forse alla fine, ragazzi. È l'ultimo? No, lo spero, ragazzi, perché io sono messo. Cioè, questa è l'unica mappa oscura. Io ho beccato poi quella là scura. Ditemi voi la fortuna. Quindi non è che perché ci è andato a fanculo scanner o qualsiasi altra cosa. È proprio. Dobbiamo fare tutto il giro, capito? Mizzica. Meno male che abbiamo molti EP. Sì, mi ricordo, dobbiamo fare tutto il giro al centro, minchia. Sì, perché è una spirale sto coso, ho capito. No, dobbiamo seguirlo tutto, raga. Ok. Cavolo, la fregatura, ragazzi. È bruttissimo sta cosa, ragazzi. Mamma mia, quanto è brutto. Aspettate, raga. E vabbè, oh. Raga, non so dove eravate arrivati. Non so dove eravate arrivati. Onesto, non so dove eravate arrivati. Solo ora ho notato che c'è stato un crash. Ma un crash di coso, eh? Un crash di. Come si chiama? Un crash di OBS, però. E che cavolo. Un crash di OBS. Quanto è durato? Pochissimo. Quattordici minuti, sì. Durato veramente pochissimo. Va bene, va bene. Alzo le mani, raga. Comunque eravamo qui. E dobbiamo fare tutto il cerchio. E questo è il più fastidioso, raga. Ah, cavolo, è il più fastidioso. Ce lo siamo beccato proprio il peggio, ci siamo beccati. Qua rischiamo di tornare danneggiati tutti. Oh, almeno questo, grazie. Ma io ho paura che sto a fare tutto un giro inutile. Perché ho paura che sto facendo tutto un giro inutile?
Ah, ok, forse l'ho sgamato. Ok. Eureka. Ah, ok. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non è facile stato. Non è stato facile. Abbiamo perso Metal Graymo comunque. Vabbè, sarà la prossima volta. Chi è che affrontiamo, come ti chiamo? Ah, loro, ok. Vabbè. È inutile dire che c'è Ikakumon, Sudomon, Tortomon. Vabbè, è inutile dire che attacchiamo direttamente a quello centrale, giusto? Giusto. Ok, vediamo un po'. Questo sarà un bel boss fight, però se tutto va bene dovremmo sconfiggere senza problemi. E sotto lì abbassiamo drasticamente la difesa, eh. Ah, attacca prima lui. Peccato, avrei sperato di più che attaccasse Skull Greymon. Ma questo vuol dire che Skull Greymon è il più debole diciamo di velocità. Allora, considerate che lui è la fusione precedente, quella di Grievous. Io ora non so se il caro Skull Greymon diventa Machindramon o diventa un altro Digimon. Ora staremo a vedere. 15, 18, 16. Praticamente non ci hai fatto nulla. Lui attaccherà tutti, già lo so. Mi ha dato un bene. E dopo. O altro qui pensa, scusa. Aia, bella botta. Rifacciamo. Lui è il più pericoloso, ragazzi. Si è visto, no? Mi sa che ci attaccano tutti. Ci attaccano, eh? E mo' vi meniamo tutti. Vi meniamo. Ok. Hanno una buona vita. Hanno una buona vita, raga. Sì, mi sto concentrando su di lui che è più pericoloso. Ecco. Ora concentriamoci a un attacco di livello mega. Cioè, livello evoluto, scusatemi. Ok, chi colpisci? Oh, ah, tutti, giusto. Vabbè, ma non fanno così male quanto uno possa pensare, eh? Poco, praticamente. Missing, la faccio lui. Ok, mo andiamo con, sempre con lui. Ora faccio male. Ora guardate come gli faccio male. Morto. E ora tocca a lui. Vabbè, lui fallisce. Andata, prossimo e lo sconfiggiamo. Ci siamo tolti uno che pure era bello difficile, tosta, pericoloso. Sì, questo è il più fastidioso perché era all'ombra di tutto. Gli altri possiamo affrontarli, diciamo, anche visivamente.
Cioè, avere una telecamera visibile. Proprio è un bel digio di livello evoluto, complimenti. Gli altri tre però dovrebbero essere quel che penso io. Ora vedremo. Anche questo è un gioco che duricchia molto, perché con i long game, ragazzi, ci vuole. Ma come vi ho detto, la maggior parte dei casi è tutto allenamento. Saliamo di 1000, bello, 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 bello. Andata. Sconfiggiamo sto stronzo. Ok. Gigimo. Wow, abbiamo beccato proprio quello che ci serviva con Gigimon. Wow, che culo. Abbiamo preso Gigimon. Che fortuna, raga. Che fortuna. Abbiamo beccato pure quello giusto. Quello giusto abbiamo beccato, perché potevamo scegliere anche gli altri, però. Però adesso abbiamo Gigimon. Ora possiamo parlare con Gigimon. E possiamo potenziare anche gli equipaggiamenti. Eccolo qua, Gigimon, raga. Eh beh sì. Lui è un digio di livello mega, non ce lo scordiamo. Ma comunque Gigi ha problemi di demenza senile comunque, ve lo dico già. Si scorda le cose. Lui ha avuto anche questo sarebbe il seguito di Digi World 1. E lui si dovrebbe ricordare del digi prescelto che ha avuto a che fare, però a quanto pare se l'è dimenticato. Ok. È così. Grazie. Ora vedo se posso finalmente costruire qualcosa. Oh, grande. Ok. Un attimo, un secondo che forse possiamo potenziare il nostro caro Digimon. Dice la nostra cosa. Ora vediamo, magari possiamo anche livellare. Vediamo un po' perché non mi ricordo. Voglio tabula rasa, raga. Vediamo un po'. Se non abbiamo le stesse cose, ovviamente. Grazie.
Ah, scusami. E quindi? Ah! E allora sai che tolgo? Me la metti qua, me li metti questi, grazie al Geyser, che poi io non capisco. Tu me li metti qua, me li metti, scusi. Ho preso quel che non mi servivano, avete ragione. Ora vediamo se abbiamo. Ok. No, vabbè, no, niente, abbiamo tutti, allora posso. Niente. Speravo, allora posso non fare un geyser, ok. Allora vendiamo. Non posso fare nulla, quindi a posto. Ok. Più di questo non posso fare nulla, quindi va bene. Salviamo perché abbiamo fatto una bella missione. Ci siamo tolti il peggiore. Perché abbiamo salvato pure Gigimon, quindi tanta roba. Ora possiamo andare dagli altri e toglierci un grande pensiero. Ok, poi andiamo qua. Sì, stavo guardando una cosa, ok. Allora, posso andarmene? Sì. Ok, ora dobbiamo andare da un'altra parte. Vediamo dove andare. Abbiamo fatto il più fastidioso, quindi abbiamo altri tre da fare. Scan. Andiamo questo scan. Ah, almeno stavolta possiamo vedere la mappa. Dai, vieni qua. Tanto so che vuoi combattere, quindi vieni. Attenzione, saliamo ai livelli evoluti e livello mega, poi vediamo se posso digievolvere. Ovviamente. Arriva al 31. Quindi se salgo al 31, arrivederci, grazie. Mi è venuto un po' di un attacco, mamma maronna. Un secondo arrivo. No, che è successo? No, oh, mi sono allontanato un attimo. Ma raga, è andato. Oh, mi allontano un attimo. E crash il gioco. Che cavolo?
Oh, mi sto allontanato. Manco se può allontanare un po'. Avvia. No? Tanto l'avevo salvato, quindi per fortuna. Meno male. Meno male che ho salvato. Ah, giusto. Scusatemi. Avete pure ragione, eh? Avete pure ragione. Sono affamato, raga. Sono poi affamato. Come fosse questo mi aiuta, eh. Andiamo qua. Vabbè, la stessa angolazione, lo stesso inizio della mappa, ma cambia il digio. Vabbè. Ce la facciamo. Con questo gioco a me basta anche una sola mano. Vedete? Anzi, non so neanche quanti. Se risalgo su di livello, perché 1000 di esperienza è tanta roba. Vabbè. Lui è. Non mi ricordo se è un dato un virus. Non mi ricordo. Però. Avrebbe tolto. No, è un data. Se no faccio ancora meno male. Morto. Minchia. Abbiamo avuto lui come Digimon, quel primo Digio di livello campione in Next Order, Digio Next Order. Bello che l'hanno introdotto, eh. Una cosa puramente positiva. E tu guarda. Qui è più veloce lui stavolta. Va bene. Forse dipende a volte dall'attacco, eh. Madonna, quanta strage, raga. Considerando quanta vita hanno in generale i Digimon. Devo cambiarlo. Non mi ricordavo se lo è livellato o no. No, è un caso di livello, ok. Perfetto. Andiamo. Rex è di nuovo rifuso, eh. Poi impera il dramo con lui.
L'unico modo per averlo devo avere un Vimon o un Vidramon. Esclusivamente un Vidramon. Che mi sembra che l'ho preso, quindi tanta roba. Gli abbassiamo l'attacco e la difesa. Se tutto va bene dovremmo fare strike. E non facciamo strike. Ci speravo un po', Madonna i danni. Scusa per la mia piccola ignoranza. Ma sei ondata, quindi? Cosa sei? Non sei? Scusami. Ah, è per quella rodata, ok, perché le ha fatte Ercule in maniera disumana. Per questo sono rimasto sconvolto. Cominciamo bene, abbiamo tutti i digio di vario tipo qui. Platinum succa, mamma mia. Non mi sbagliare. Cosa a 33 fra poco? Vedete, gli abbiamo passato l'attacco. Con questa difesa. E con lui la difesa. Che non hanno avuto speranza con noi. Oh no. Sì, gli ho fatto fare l'attacco più potente. Gli attacchi che vengono consumati. Non mi viene, voglio dire, gli attacchi che hanno più valore li mettete per ultimi. Fidatevi, meglio in ordine cronologico di qui quanto toglie un attacco, fidatevi. È più comodo per voi. Più che altro. Che poi è bello, non ho neanche un contrattacco e neanche un interrupt con del 38. Faccio proprio schifo.
Figura se non si mette a guardia. Uno, due. Ok. Basta così, se no so casino. Se no faccio solo rumore. Ne avevo bisogno, ragazzi. Avevo qualcosa di zuccheri, mi serviva. Non avevo mangiato nulla. Se questi dovevano dar... guarda, l'esperienza è pure molto bassa, eh. Comunque credo che Rex arriverà al 36 e cambia Digimon, eh. Poi abbiamo Metal Garurumon, che non so dove arriverà, lo interromperemo, ma non lo useremo più. Quindi lui è soltanto un Digimon che... Avete presente il classico Digimon che lo teniamo giusto perché è forte, però non lo usiamo, appunto. E poi è TK, che faccio? Non lo uso. Dai, i Digimon più forti li apriremo dopo e ci danno un sacco di esperienza, dai. Avete visto quante esperienze ci danno sui 300 e passa, sui 200 e passa. Solo un secondo, ragazzi. Solo un attimo. Avevo sentito suonare e ho pensato che era fuori da noi. Invece no. Intanto abbiamo sconfitto tutti. Ok. Vabbè, ma non avevo dubbi. Non apro nulla perché non me ne tiene. Andiamo e vediamo che se stavolta rispetto a... Prima però devo dire la verità, abbiamo fatto una bella partita. Non mi aspettavo di contrario. Considera che allora prima noi ci siamo fatti molto danno perché abbiamo avuto a che fare con i Float, si chiamano rossi. Il fatto che abbiamo avuto danni prima è per questo motivo. Lo so, un uomo mi dire, ma scusami, perché stai a perdere molto tempo a fare attacchi potenti se poi perdi molta stamina? Ah, infatti ha crashato la connessione prima. Però è stato last minute, cavolo. Pugno imperiale, tradotto proprio. Solo un secondo. Vabbè, noi siamo... Ok. Voglio fare un attimo una cosa. Niente. Volevo vedere una cosa. Niente. Ok. Andata. Poi, che cosa dobbiamo fare qua? Ho capito. Già ho capito dov'è il posto.
Già ho capito chiarissimo dove può trovarsi la, diciamo, piattaforma per andarcene da qui. Però siete dei bastardi, però, eh. Stanno dove stanno lì in alto i segnetti gialli. È una scusa anche per sconfiggere i nemici così, perché in realtà abbiamo bisogno di ricaricarci pure, quindi ora facciamo un po' male a questi imbecilli. Uno direbbe, scusa, non abbatte a quello, quello si curerà sempre all'infinito. Quindi faccio guardia continuamente fino a quando non avrò tutti gli MP belli carichi, eccetera. Vabbè, andato. Vedete che strategia? Ora facciamo guardia. Lui attacca, no, figurati. Vedi, questa è una cosa interessante. Lui ha davanti, sopra la stella e sotto la luna. Ironia della sorte, nella versione più aggiornata, lui ce l'ha girata tutte e due. Perché la luna fa vedere che è il suo stemma che tiene sulla cinta. Sì, lasciamo stare che somiglia una banana, però tecnicamente è quello. Vedi, Mox si cura. Si curerà continuamente. Farà sempre sta cosa, ma noi faremo guardia perché ci serve gli MP ricaricati. È obbligo. La cosa interessante è che io sto portando Digimon World 2. Sto portando Digimon Data Squad. E mo uscirà pure Digimon Next Order. Noterete un cambio drastico sull'evoluzione digitale proprio dei Digimon. Dai giochi a mo. Dai giochi degli anni 90 ai giochi più attuali. Vorrei portare Cyber Story, però io avevo fatto una storia, avevo fatto una transizione dei due capitoli e lo stavo portando in una sola unica saga, e perché in teoria questi due personaggi un po' si potrebbero incrociare nella lore, tra virgolette, cosa non vera, però teoricamente sì, che il finale veramente è quello là della versione hacker, la seconda finale alternativa, il secondo finale. L'unica cosa è che quel gioco è molto interessante, perché peccato che è tutto in inglese. Infatti l'esaurimento devi tradurre e fare. Veramente una noia, raga. Intanto questo ancora sta a curarsi, cioè quella cosa del tipo, io ora mi curerò alla faccia tua. Ma che vuoi? C'è quella cosa. Oh, bello, finalmente hanno fatto una cosa giusta. No, niente, stavo guardando una... no, niente. Tutto normale, raga. Allora, e questi danno con un colpo semplice a quello, così lo menano. Dovrebbero sconfiggerlo. Con un colpo o due dovrebbero sconfiggerlo. Non ne valeva la pena, ragazzi, fare un attacco potentissimo per lui. Appunto. Allora.
27. Sì, sto guardando. Comunque Rex al 36 si blocca. Sì, sicuro. È aperto ad affrontare il Digimon in realtà, però era anche una scusa per livellare. Questo è un buon luogo dove livellare, raga, veramente tanto. E qui non c'è, quindi vuol dire che sta quello là in basso. Quello là basso. Poi la Gazzimma, eh. Vabbè. C'è la Gazzimma perché ho evitato di andare dall'altra parte, però. Vabbè, dobbiamo comunque sconfiggerli. Oh. Comunque questo è un attacco di livello evoluto, eh. Per questo è la priorità. Era giusto per specificare sta cosa. Quindi non è una questione, non è una questione solo di velocità. Velocità si gioca solo nello sconto, cioè chi attacca per primo. Ma in teoria la priorità dell'attacco, più è potente più attacca per primo. Se è debole è l'ultimo ad attaccare. A me no. Bene, è morto Ogre. Bene. Ma raga, io sono troppo curioso a livello 30 cosa diventa 31. Ah. Affrontiamoli, raga. Quaelamon è Mood Freezemon. Allora, Quaelamon fa ridere perché lo affronti, lo vedi solo nella seconda stagione, che poi è di un Digimon, di un Digi prescelto come Digimon, quindi è un parte di un Digi prescelto, che riappare nella nuova versione reboot, dove si mette a combattere contro Greymon, che Quaelamon sostituisce praticamente lo sconto di Shellmon nella versione originale della prima serie. Sì, nel reboot hanno cambiato molte cose. Invece il caro Mod Frigimon, che ovviamente è un altro nome nella versione giapponese rispetto a Frigimon, cioè già come Frigimon ha un nome diverso in generale, in giapponese ha un altro nome, però stesso il Digimon che l'hanno chiamato Mod Frigimon ha un altro nome ancora. Quindi non lo vedete con la stessa scritta, con un trattino, con un design di immagine diverso, di nome. No, no, è proprio, cambia tutto il suo nome. Non è soltanto per uno, due, tre kanji e poi il resto ci sta bene male identico al nome di Frigimon, ecco. Non so come spiegarlo, insomma. Praticamente Mod Frigimon è un'altra creatura, ma niente a che vedere con Frigimon. Quella è, palesemente. Infatti sono due Digimon completamente diversi. E mi ricordo che che appare per la prima volta in Digimon la terza generazione, parliamo di generazione, quindi Digimon Tamer. Ed è interessante che ha il suo nome in giapponese. Figo.
e là ci mostro per la prima volta un Digimon invecchiato della stessa tipologia, cioè è un modo Frigimon però invecchiato, con la barba, con le rughe, col bastoncino, e là dimostra per la prima volta i Digimon il concetto di età, molto molto bello. E infatti questa cosa l'hanno riproposta in quasi molte serie più avanti del mondo della serie degli anime dei Digimon, cosa che effettivamente è un argomento che viene trattato nei videogiochi di Digimon, Digimon World 1, Digimon Next Order, nelle serie dal 2 al 3 in poi, no, dal 3 in poi, perché l'1 e il 2 non ci sono state queste cose di Digimon campione che sono più vecchi, cioè di fascia di età, rispetto a un Digimon di livello Mega evoluto e quant'altro. E questa cosa è da non sottovalutare. Quindi un Digio livello campione che vive per molto tempo vuol dire che può avere tanti dati di esperienza o minimi che è rimasto quello stadio. Magari può pure Digio a livello Mega, così, all'improvviso, perché ha tanti dati di esperienza. Però se ritorna normale la vecchiaia la sente, cioè la sente sia nella versione campione, sia a livello evoluto, sia a livello super e quant'altro. Quindi anche a livello medio. Cioè, immaginare un Tirannomon invecchiato con le braccettine così mi fa ridere. Però esiste. Esiste come concetto. Infatti, per esempio, con i Pokémon io non ho mai visto un Pokémon molto vecchio. Molto difficile che vedi una versione disegnata o alternativa di un Digio livello, di un Pokémon invecchiato. Cioè lo vedi normale ma non lo vedi invecchiato. Lo vedi che dicono: ah, io ho Charizard da molti anni, però dico sì, è il più vecchio, il più anziano, però non cambia esteticamente di design rispetto a un Charizard più giovane. Quindi non l'ho mai questa cosa non l'ho mai capita, ma anche perché c'è un altro fattore. Nei Pokémon l'evoluzione è una questione di crescita della creatura. I Digimon la questione di crescita, quindi per far capire un Charmander è giovane, per arrivare al livello campione, cioè per evolversi in Charmille perché deve diventare più grande di età, diventa adulto. Però qua va in contraddizione il concetto con Bulbasaur. Che Bulbasaur lo vediamo giovane 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 con Ash, ma non abbiamo mai visto un Bulbasaur invecchiato. Uno direbbe: vabbè, ma questo cosa c'entra? Pensateci, è un argomento che non è mai stato trattato nel mondo dei Pokémon, la questione della vecchiaia, tranne in un solo Pokémon che si vede praticamente nella seconda generazione, ed è l'unico che ha affrontato questo argomento, è lo il Pokémon insetto con le lame, ecco, lui, non Shizu è l'evoluzione, Shiter, praticamente interessante, perché l'abbiamo visto solo un Pokémon, uno Shiter, che praticamente del compagno nuovo di Ash nelle avventure, un disegnatore che poi è l'assistente di Brock, buonanotte, del professore Oak, ed è interessante perché è uno Shiter vecchio, di età, ma è l'unico che si vede in generale. C'è da dire che però nel mondo dei Pokémon l'età si vede dalle dimensioni a volte dei Pokémon. Più è piccolo spesso vuol dire che è ancora giovane e fresco, ma non ho visto altre come Charizard, il più vecchio e praticamente anche il più grosso, ma nello stesso tempo è anche il più mansueto, ma perché è anche il più potente degli altri, per intenderci. È sempre questo il concetto, ma non si è mai visto con rughe vecchiaia a livelli esagerati. È giusto per fare un'analisi, perché nei Digimon questa cosa si vede. Se vede chi è diventa troppo grande di età, chi invecchia troppo, però nello stesso tempo è un campione, è un rookie, è un evoluto e quant'altro. È interessante, magari molti non l'hanno mai analizzato sta cosa, ma pensateci. È interessante.
Io in tutto ciò ancora non ho trovato la il coso. Vuol dire che sta qua? Mamma mia, era qui, Mizi. Mi hai fatto affrontare quasi tutti i Digimon. Mamma mia. Mamma mia. E vabbè. È andata. Vabbè, tanto comunque volevo fare una live di solo un'ora di live, quindi era giusto anche per... So che questi sono forti. Cioè, forti no, ci sta un Digimon in particolare, Dolphmon, che ci abbassa l'attacco, quindi lo dobbiamo sconfiggere per forza così. L'unico che ora possiamo forse riprenderci un po' di stamina per andare al prossimo run, cioè al prossimo livello, è proprio contro Devimon, perché mi sembra che è ancora Ogremon, quindi facciamo fuori con un colpo Devimon e Ogremon nello stesso turno, ovvio. E quell'altro Nami, quel coso ci sparerà solo merda addosso, ma non ci farà praticamente niente di danno, quindi ce lo togliamo da lì. Ok, morti tutti e tre. Tranne se i nostri digio sia algo di livello, in questo caso ecco. Però dobbiamo... dovremmo far attaccare solo esclusivamente a Rex per farlo digievolvere. Per farlo salire di livello. Ce la fa a sconfiggere solo lui, vediamo quanta stamina tiene di MP. Non ce la fa. Ah, azzo, non solo non ce la fa, abbiamo già digio diversi. Sì, faccio guardia allora. Ho in mente una cosa divertente. Intanto ci abbassa l'attacco, quindi non abbiamo più problemi. Quindi se attacca non ci faranno nulla. Assist. Ah, what a ray. Ecco, Devimon ad esempio è diverso rispetto a quel coso di Frigimon e Mod Frigimon, perché sono completamente diversi come due Digimon completamente indifferenti. Ice Devimon già è diverso, perché Ice Devimon invece è proprio che è un Devimon di ghiaccio, capito? Quello è il concetto. È un Devimon di ghiaccio. Lo so, molti che state a dire, però scusami, perché dici che Ice Devimon e Devimon sono due digio diversi, mentre Mod Frigimon e Frigimon sono due Digimon diversi? Non sono la stessa cosa? No, si somigliano, ma sono due Digimon diversi. Proprio per descrizione, per tipologia e per tante cose. In stessa parola, uno è un dato e uno è un vaccino. Uno è solo attacchi di ghiaccio, l'altro tipo terra, però nello stesso tempo sono attacchi semi normali e vivono in due aree completamente diverse e nascono da due digio completamente diversi. Per farvi capire, Frigimon esce da un Digimon come Snow Agumon, Snow Goburimon, o da un digio comunque tipo ghiaccio, anche da un Pinguimon e cose varie. E uno mi dirà, ok, e quell'altro invece prende da un altro Digimon ancora. Ha una digivoluzione più ridotta per un altro, che ne so, da un Toy Agumon, da un altro ancora, non so mo quale tipo terra può essere pure anche da un Elecmon, cioè completamente diverso rispetto a Ice Devimon e Devimon, che entrambi possono uscire da un Devimon, cioè il pipistrello. Quel Devideo può diventare sia Devimon che Ice Devimon. Però sono entrambi virus. Tutte e due hanno le stesse caratteristiche. Possono avere anche gli stessi attacchi. L'unica differenza che uno è di ghiaccio e l'altro no. Però sono praticamente due Digimon identici. In questo caso. Capito? E uno dirà, ok, invece con Ogremon che esiste Ogremon. Questo qua che
tipo ghiaccio, e eccolo qui, e abbiamo anche quello lì, Fuga Momo, no? Quello là che abbiamo visto in Next Order, quello là che adora l'elettricità, che è di colore castano, che si è visto anche chi ha giocato, che vede i videogiochi di Joe World 1 l'ha visto dentro la foresta dove c'è la nebbia, praticamente il Mystery Forest, la foresta misteriosa. Beh ragazzi, anche questi tre sono diversi, sembrano uguali, e uno dice beh ma dalle skin sono diversi, però sono praticamente lo stesso Digimon. No, non sono lo stesso Digimon, proprio perché uno, Yogamamon, esce da Snogaburimon, Goblimon, chiamate come volete, o Goburi o Goblimon, è indifferente per me, Snogaburimon o Slogoblimon. Ogremon esce solo da Ogremon, Goblimon. Quell'altro, Fugamon, esce da Shamamon. Chiaro? Però tutte e tre i Digimon sono dei virus. Però escono tutte e tre indipendentemente da altre Digiuova. Capito? Ecco quali sono le differenze. E uno mi dirà, ah, quindi mi stai dicendo che ci sono queste tre tipologie da tenere in considerazione. E Morishelmon? Morishelmon è la stessa cosa di Shelmon. Sono praticamente due Digimon palesemente identici, nascono dallo stesso Digimon, che è un Data, e Shelmon e Morishelmon sono tutte e due tipo Data. Capito? Ecco qua. Queste. Mentre Frigimon e Mod Frigimon invece uno è un Data e uno è un vaccino. Quindi Morishelmon e Shelmon sono la stessa tipologia di Ice Devimon e Devimon. Non è che è difficile da capire, sono congetture, che sono regole del mondo dei Digimon. Tutto qua. Ora vediamo il caro... Ah, ancora può salire, allora parli al 38, tanta roba. Va bene ragazzi, andiamo. Anzi, più o meno andiamo un corno, non lo devo staccare. È stata una live breve ma intensa, mettiamola così. Bene, io qua io vi saluto, qui dal 38, al prossimo video. Vi ho parlato di queste differenze, ma ne parleremo più spesso di queste cose, perché chi non conosce il mondo di Digimon, questo è un modo per spiegarlo. Ecco perché poi con i nuovi giochi, Cyber Story o Next Order, quando tu trovi un Digimon, vedi che ha Digivoluzioni diverse. E tu non puoi avere, che ne so, un Ogremon da uno Snogoru, Goblimon, Goburimon, o da un Shamamon. È naturale, perché sono comunque tre Digimon diversi. Così è, così funzionano le dinamiche. Un po' come Mozaimon e Monzaimon. Sono due Digimon completamente diversi, perché escono da due Digimon completamente diversi di base. Warus Hydramon, Mega Sidramon. Due Digimon completamente diversi, si somigliano in tanti contesti, tranne dal colore e dettagli, però anche dal tipo. Uno è un tipo natura acquatico, che rappresenta tipo classe Data. Un altro è palesemente un virus, tipo acqua, però è puramente un virus a tutti gli effetti. Ecco qua. Però nasce da un altro Digimon. Per esempio, Betamon diventa Sidramon, per diventare Mega Sidramon, eccetera. Però è un Data, Betamon. Quell'altro, Warus Sidramon, non esce da Betamon, quindi dall'evoluzione di Sidramon. No, no. Esce da un altro Digimon ancora. E così via. Quella è. Qui dal 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.